Alla fine il Delle Alpi si tinge di rosso, il Toro ha vinto il derby. Cravero e compagni si esibiscono in un festoso striptease, ma è la signora a restare nuda. Fortunato, mai così infedele al suo cognome, ha firmato la sconfitta bianconera con il più classico degli autogol. Mondonico scappa e non parlerà con nessuno. Maifredi parla con il groppo in gola. Poco fa un collega ti ha chiesto: a questo punto della stagione ti confermeresti o no? Tu, con grande spirito di autocritica, hai detto no. Ma era una battuta o qualcosa di più? No, mi sembra che non sia una battuta, anche perché in questo mondo si vive di fatti, e i fatti in questo momento non mi stanno dando la ragione. Per cui è chiaro che non sono contento di me stesso, per cui non mi confermerei. Però detto questo, io penso che nella vita ci sono i momenti buoni, i momenti cattivi, e soprattutto in questi momenti cattivi che uno deve dimostrare di essere dignitoso e di portare avanti una barca che in questo momento sta facendo un attimino delle falle. Maifredi, per chiudere le falle, ha schierato un libero, Fortunato appunto, Napoli a uomo su Bresciani e Marocchi, difensore in pratica sulla corsia di Policano, che è un uomo derby, come vedremo. Mondonico ha affidato Schillaci a Bruno ed è stato un duello con le scintille. Baggio a Dannoni e Casiraghi a Benedetti. Risultato: le punte su un fronte e l'altro sono state bloccate dai difensori più bravi. I gol sono arrivati dalle retrovie. Policano, lasciato per strada a Marocchi, è andato a raccogliere il cross di Scoro che era stato lanciato da Martin Vasquez. Nulla da fare per Tacconi, 1-0. Maifredi lascia negli spogliatoi Schillaci e ripresenta la Juventus con Di Cagno, il quale inventa subito uno spettacolare destro vincente. Allora la Juventus insegue la vittoria, ma alla distanza il Toro emerge come tono e lucidità. Lentini coglie il palo su calcio di punizione e Tacconi tira un sospiro di sollievo. Neanche il tempo di pensare allo scampato pericolo che sul cross del ritrovato Martin Vasquez il sinistro beffardo di Fortunato dà la vittoria al Torino per il 2-1 definitivo. Fortunato, ecco, non pensavi di diventare così popolare in un derby? Vediamoci sopra, mica un dramma. No, certamente, però dispiace soprattutto per la gente che era venuta, ecco. Risolvere la partita così non è che fosse il metodo migliore, ecco. Cosa è successo? È stato un tiro cross molto forte di Vasquez. Era tra me e la porta. Volevo intervenire, non volevo intervenire, sai, sono attimi, ho deciso di intervenire e ho fatto male, ecco. Per una volta tanto, oltre ad essere stati bravi, siamo stati anche fortunati con questo autogol. Ci sta nel calcio, fortunatamente dopo tante domeniche siamo riusciti a vincere una partita che ci tenevamo moltissimo. Tu ci tenevi a vincere questa partita? Sì, è un derby, soprattutto da parte granata è molto sentito. Io lo ripeto, in 8 derby non è mai perso in campionato, sia maglia bianconera che maglia granata, quindi mi ritengo abbastanza fortunato. Stavolta concedetemi di fare complimenti alla mia squadra. Dopo 7 anni che non si vince, un po' di soddisfazione anche a noi, no? Aspetto di dire a mister. No, ma cosa è successo? Non stavi bene? No, stavo benissimo. So solo che la domenica i calci si danno e si prendono, quindi stavo benissimo. È un duello duro con Bruno? Un duello duro con Bruno? Il calcio è fatto anche di queste cose, quindi non è che ci siano di questi motivi, assolutamente. Ascolta, quest'anno cosa hai imparato quest'anno? Adesso siamo verso la fine della stagione. Ma posso dire soltanto che nella vita si deve anche soffrire, anche in questi momenti. Anche in momenti che magari, in momenti particolari. Scusa. Sì, rimane la Juventus però. Io il mio sangue è bianco-nero.